Ristrutturazione in bioedilizia, termo intonaco o cappotto? Ciao, io sono Sara e questo è lo spazio di racconto di Terra e Paglia. Prendiamo spunto da una domanda che riceviamo, come abbiamo già fatto con la miniserie. Facciamo questo video appunto per raccontarti quali sono le differenze tra un cappotto e un termo intonaco e quindi come scegliere qual è quello più adatto per l'intervento della tua casa in bioedilizia. La premessa, come ormai già saprai, è che non esiste mai una risposta giusta e sempre valida. Questo video, come gli altri nostri di racconto, nascono appunto per aiutarti a chiarirti le idee su quali sono le diverse possibilità, partendo da quali sono le caratteristiche dei due interventi. Quindi partiamo dal cappotto. Il cappotto è un intervento che migliora la capacità energetica, quindi la capacità di isolamento della tua casa, può essere fatto all'esterno o all'interno e normalmente avviene appunto tramite l'applicazione di pannelli. Quando si tratta di cappotto in bioedilizia, i pannelli possono essere vari e sono di origini vegetali o animali. Abbiamo quindi dei pannelli in fibre di legno, pannelli in fibre di canapa, il sughero, in lana e ovviamente le nostre amatissime balle di paglia. Ti abbiamo raccontato di come abbiamo ristrutturato una casa con un cappotto esterno in balle di paglia in altri video, ti lasciamo il link qui sotto. Quindi, dicevamo, cappotto è l'applicazione appunto di questi pannelli o di balle di paglia che vanno a migliorare l'isolamento della casa. Esiste anche la possibilità di intervenire non applicando dei pannelli ma applicando dei termointonaci, cioè degli intonaci che al loro interno contengono dei materiali isolanti che possono essere fibre, cellulose o altre componenti che vanno a migliorare il comportamento termico. Si può intervenire con materiali naturali locali, quindi con tecniche affine al terrapaglia, oppure con intonaci, termointonaci naturali più industriali, come ad esempio il calcecanapa. Normalmente la scelta sull'utilizzo di un termointonaco o di un cappotto viene fatta tenendo in considerazione due fattori. Il primo è la capacità di isolamento della casa che vogliamo raggiungere e il secondo è lo spessore che abbiamo a disposizione. Il primo normalmente viene definito in fase di progetto insieme ai progettisti, alle progettiste e ai termotecnici. Il secondo fattore, lo spazio che abbiamo a disposizione, ovviamente ci obbligherà ad andare in una direzione invece che in un'altra, anche rispetto alla scelta del materiale che possiamo utilizzare. Quindi per tirare un po' le somme, se hai la possibilità, perché la tua casa è molto grande, quindi hai la possibilità di fare un buon cappotto interno con uno spessore di 8, 10, 12 centimetri, avrai sicuramente una prestazione energetica e di isolamento maggiore rispetto a intervenire sempre internamente solo con un termointonaco. Se tuttavia non hai la possibilità di intervenire attraverso un cappotto di quelle dimensioni perché gli spazi abitativi, gli spazi interni sono già molto piccoli, il termointonaco può essere una valida alternativa per migliorare la prestazione energetica della casa anche senza poter fare un cappotto. Se hai la possibilità di intervenire esternamente con un cappotto, magari in balle di paglia, meglio ancora. Insomma, tutto parte dalla tua casa, dalle condizioni in cui sta e dal progetto attraverso il quale la vuoi trasformare. Se hai delle altre domande rispetto al tema, ti aspettiamo come al solito sempre super volentieri qua sotto nei commenti. Se hai delle domande invece specifiche che ti piacerebbe affrontare con noi, possiamo prenderci un'ora su Skype attraverso la nostra consulenza. E concludiamo ricordandoti che abbiamo una newsletter mensile in cui ti raccontiamo i cantieri che stiamo facendo e ti diciamo in anteprima se abbiamo dei progetti in cantiere anche fuori dal cantiere. Ci sentiamo prestissimo, ciao!